Salve a tutti, bentornati alla collezione Lego di quest'anno, quella dell'estate. Insomma, facciamo il video ogni anno, un po' in ritardo quest'anno, l'abbiamo fatto ad agosto perché il regista Stone21, ciao a tutti, si è presentato in ritardo, ha fatto una ripresa a cazzo di cane in cui si è scordato di schiacciare REC, quindi direi di controllare il regista che si è schiacciato REC. È andato. Ok? E poi ne ha sbagliata un'altra perché non sapeva controllare il suo fantastico gimbal. Partiamo quest'anno dal salone, la libreria del salone, ovvero tutti i pezzi che mostro in evidenza a tutti. Anche qua ci sono stati dei cambiamenti. Vai, regista! È partito da destra a sinistra! Ok, grazie. No, smetti di fare su e giù con quella cazzo di freccetta, Star Wars. Poi abbiamo lato videogiochi, come potete vedere abbiamo il NES, poi abbiamo l'Atari, poi abbiamo il set nuovo di quest'anno, Pac-Man. Molto bello, le luci non le abbiamo accese dopo la terza ripresa, siamo due deficienti. Pianoforte, chitarra, che non si è curato nessuno, ma è carina secondo me. Troppo piccola. Un po' piccola, sì. Però è stare sempre a litigare che costano troppo, fanno i sette grandi. Star Wars, UCS, uno dei più storici, Stranger Things, cubo di Mario. Quest'anno non è uscito un bel set Nintendo grosso, eh? Poi abbiamo Jurassic Park. Sì, qui sei corso troppo, non hai fatto vedere le minifigure, però vabbè. E il Titanic non ci stiamo 8 ore, capito il punto? Perché è lungo. Dobbiamo far vedere tutto, quindi quello va bene veloce, le figure un po' più calme. Ok, l'Helicarrier, molto bello, set ambitissimo. Sotto abbiamo ancora Star Wars UCS con il Destroyer. Poi abbiamo la casa dei Simpson. Le scatole le ho smontate quest'anno, sono eccezionali. Poi abbiamo la fantastica DeLorean versus Ecto One. Il sondaggio negli shorts, caro Stone21, è stato dominato dalla Ecto One. Ecco il mio orgoglio, la colonna per le Speed Champions che è arrivata quest'anno. C'è un video su questo canale in cui potete vederla. Poi già partire a inquadrare il regista. Sì, c'è sempre un sacco di polvere, ma amen. Sono proprio belle da vedere. Fai vedere la colonna un po'. No, no, non le macchinine tutte, non ci frega un cazzo. Fai vedere la colonna, esatto, bravo. Bravo regista, bravo. La tua mossa è sempre sbagliata, quindi fai sempre quello che non vuoi fare all'inizio. Colonna meravigliosa, anche questa è in salone, all'occhio di tutti. Potete acquistarla per 6.000 euro. Rimodulazione delle scatole. Sempre metti, dico io quando devi spostare dei set, dei manuali. Insomma, li ho spostati perché stavano occupando troppo spazio. Fagli vedere un po' le scatole. Queste sono il risultato di tutte le scatole schiacciate. Quasi tutte, in realtà c'è una scatola con quelle un po' più piccole, che come vedete adesso occupano solo questo spazio, ma mentre prima occupavano 18 armadi. Poi, se andiamo a guardare un po' sotto, qui ci sono alcuni set che invece devo ancora rivendere. Mi sono rimasti solo questi due in realtà, un modulare e il Batman classico. Queste sono le tre scatole dei manuali che abbiamo visto l'anno scorso, non ve le apro. Qui ci sono dei set che ho lasciato non schiacciati perché ci sono dei pezzi dentro, tipo quelli che ho usato per la canta, cioè avrei dovuto rividere dei pezzi e ho deciso per il momento di lasciarli qua. E qui ci sono per esempio i pezzi extra solo delle Speed Champions, che ho messo tutti insieme in un gazzabuglio, ma c'è anche una scatolina dedicata ai kit luci perché stanno diventando abbastanza pronti, quindi li metto qua e mano a mano me li uso. Grazie al genio indiscusso della mia persona ho rimodulato questa scatola che era della Teca, quella che mi è stata mandata, ed è diventato un pratico comodino che alla convenienza contiene tutti i set omaggi, ma tutti i set omaggio del Lego Shop, più cazzatine varie, robe. Sono un genio? Sono un genio. Due set che adoro, il Bowser che ha vinto il premio Vitos Lego House 2023, se non ricordo male. No, 2022, scusate. E poi il Jazz Club, molto trascurato, il quartetto jazz, che per me è un set meraviglioso, bellissimo da esporre. Uno di quelli che secondo me sta bene proprio anche in una casa di persone normali, non come noi. Qui abbiamo il set Fuga del Tirannosauro dell'anno scorso, quello di Indiana Jones, che vedete a seguire. Piano, quello lo fallo vedere, ok, vai. L'ha messo qua, devo dire che sono abbastanza pentito di aver preso questo set, perché a guardarlo così non mi fa impazzire per niente. È bellino, sta bene insieme all'altro, però non mi convince. Troppo giocoso. Qui abbiamo qualche cazzatina di Lego Dimension, sempre molto carina e mi dispiace distruggere perché sono simpatiche, mi piacevano questi modellini. E poi abbiamo il set dei Flintstone che sta qui in camera da letto senza nessun particolare motivo, se no che è un po' piccolino. Ci vediamo adesso i due Millennium Falcon. Non mi ricordo se nel video dell'anno scorso
L'avevo già lavato uno, però vai, riprendi. In questo momento quello vecchio, che è quello lavato, sembra molto più pulito, bello, fresco e più giovane con l'eco pulito. Quindi dovrei fare lo stesso lavoro anche col nuovo, cioè pulirlo, smontarlo, lavarlo, insaponarlo, asciugarlo e rimontarlo. Lo splendido faro che, come vedete, fa compagnia a Bazinga. Vai giù, veloce, 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 finito. Questo è l'ingresso di casa, ci sono un po' di set. Qua finiranno per esempio anche gli insetti. Partiamo da Woli, con la testa non modificata. Poi abbiamo un bel set di Yellow Submarine con le minifigure dei Beatles. Poi io devo dirti dove devi andare. Poi abbiamo gli uccelli. Poi abbiamo Steamboat Willy. Ho scoperto che è il set quello con la scatola con l'errore. Da quest'altra parte invece possiamo chiudere con la nave in bottiglia, che devo dire onestamente oggi mi fa molto più cagare di quando la comprai. Mi sembra proprio molto più stupidino questo set. Adesso ci vediamo, l'angolo puoi già andare a vedere, l'angolo dei Mac. Si può parlare di Mac per Optimus Prime? Le Transformer, vabbè, qui abbiamo Voltron, abbiamo Transformer Lego, questo lo dobbiamo assolutamente stono, questo lo devi fare tu, metterlo in una posa un po' più figa, perché è proprio brutta come l'abbiamo A messo. fianco all'altro si può perdere. E l'altro non c'entra un cazzo di Lego, quindi non inquadriamolo, però è bello. Questi sono dei set un po' più piccoli dedicati a film. Un set a cui tengo tanto è quello di Speed Racer, che è uno dei primi set su licenza di Lego, considerato un po' quello che ha iniziato la Lego moderna. Allora, qui siamo nella stanza Lego, ovvero una stanza dedicata esclusivamente ai set, non necessariamente migliori, ce ne sono tanti. Io partirei da qua, ti indico io regista e tu mi segui. Partiamo dai robottini di Star Wars, i droidi, alcuni più belli di altri. Quello del videogioco, BD1, la testa ha cominciato un po' a cadere, però è uno dei che mi piace più degli altri. Tornassi indietro, probabilmente non ricomprerei il 2D2 in copia. Cioè il nuovo modello UCS, sinceramente, lo salterei. Vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. No, 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 facciamo tutta una bella carrellata. Che fermate con sta mano? Vai sotto alle supercar adesso. Capisce un cazzo sto regista, io ci provo, ci provo. Carrellata sulle supercar, le facciamo vedere una delle robe migliori della mia collezione, la Porsche probabilmente la più rara. Ogni tanto entro in questa stanza e guardo le supercar solo perché sono fantastiche. A seguire, la spostate oggi, devo riposizionarla. Questi due splendidi set, ovvero i cattivi Disney con VHS barra libri, perché abbiamo deciso che questa di Aladdin e questa sono VHS, non sono libri, hanno ragione loro. E poi c'è la macchina da scrivere, che è il set probabilmente più bello Lego che ho io. Cioè, lo considero il set migliore a livello progettuale. Lo trovo fantastico. Poi sali un attimo, facciamo vedere qualche. E si rimuove questo coso. Non sei Lo capace! devo rimettere a posto quando Non salirò. devi mettere in Vai! cazzo, usalo come se avessi il telefono C'è fisso! il telefono fisso. Star Wars UCS, facciamo vedere qualcosa. E sta anche l'anno scorso, ma è veramente una questione di incapacità totale. Ok, adesso andrei a far vedere il lato macchine. Piano 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 mi scendi, bravo. Abbiamo per esempio la Countach Custom e la Lancia Delta Custom. Ci sono vari modelli per ovviamente la collezione completa. Mancano ovviamente qua la DeLorean, letto Han, e il Bus, London Bus, che è più su, e poi ve lo facciamo vedere dopo. Allora, qui abbiamo dei monumenti, quelli che voglio bene, come il Colosseo, a cui ho messo anche la 500, è spostata qua perché vedi fa un po' pandana col Colosseo, una roba un po' scicchettosa. Poi sopra però andiamo a un set a cui non voglio bene per niente. Questa cazzo di Torre Eiffel, che tra l'altro doveva essere posizionata dentro casa altrove, non ce la possono mettere perché se soffia un gatto di tre quartieri più là, sta cosa si distrugge. Cioè, guardate che roba, quadra manual. Questa è la solidità di sto cazzo di set da 800 bombe. E quindi la capoccia è dovuta mettere staccata. A seguire abbiamo il Disney Castle. Qui sono stato forte, no. Stai inquadrando il Disney Castle o la Torre Eiffel? Tutte e due. No, io ti ho chiesto il Disney Castle. Ok. Ok. Che non ho avuto Perché la. anche questo non c'entra, sono tutti enormi, Sono cazzo. sfinito, ragazzi, veramente è troppo faticoso. Questo è il Disney Castle, ho avuto la forza di non comprare il nuovo. E poi abbiamo la vecchia Torre Eiffel, che ovviamente è più brutta rispetto alla nuova, però sta in piedi. Ringraziando Dio. Poi sotto mi vai a prendere un altro po' di Star Wars UCS.
l'anno prossimo, se te li presenti con sto gimbal, porca miseria, te faccio fare. Magari imparate a usare. Però così freddi te faccio fare. Ok, le fatti vedere questi due, fermati. Questi. Poi andiamo sotto al reparto Batman, che è quello che ha subito anche un po' i problemi della caduta. L'ho dovuto ricostruire 18. La Batmobile c'aveva anche le luci, ma non le abbiamo accese perché siamo dei deficienti. La moto è di quest'anno, uscita a gennaio. La polvere sui set neri è impossibile da togliere. Questi li ho anche spolverati, puliti. Sta tutta qua, già va. Vammi a far vedere la Formula 1. Giù. Ti comando io. Ma aspettavo un'altra Formula 1. Quest'anno non si è vista. Basta. Adesso vai qua. Bellissimi set Technics, che penso di rivendere prima o poi per liberare spazio, anche se gli voglio bene. Sono state, tra l'altro, una delle prime cose che ho montato. Facciamo vedere qui alcune cose, progetti custom. Il migliore resta la moto di Akira. Anche il Viper è bellissimo, però non sta proprio in piedi, quindi una di quelle robe che ho rischiato di lanciare contro il muro. Bello il violino, però questa roba ho deciso che è così grossa, non la rifaccio mai. O è roba come Lancia Delta Integrale o no. Allora, se sali piano piano e fai vedere il gufo di Harry Potter, io questa volta posso ricordarmi di accendere le luci. Qui abbiamo questo bel set, tra l'altro con una teca che mi è stata mandata, c'è un video in cui parlo di questa teca stupenda, perché c'ha dei bordi stondati meravigliosi. È un set che lo guardi così non sembra nemmeno Lego, è incredibile. Vicino ce l'andiamo col collo lungo, uno dei set migliori per rapporto qualità-prezzo, però le gambe sono da aggiustare, insomma, è una cosa che devi fare tu da anni, tra l'altro. Ok, con le luci che ci hanno mandato in omaggio. Adesso saliamo, ci andiamo a vedere questo meraviglioso angolo Marvel, tra l'altro spostato oggi. Qui abbiamo il martello di Thor con Groot che se lo abbraccia come se fosse un grosso pene. Poi abbiamo l'Hulkbuster di quest'estate, che è una roba fuori di testa. È impazzito mio padre, sto, che non gliene frega niente. Guarda l'Iron Man, quell'altro, che era fantastico, adesso sembra uno scemo. Dietro abbiamo lo scudo, che secondo me è un bel set, anche se è molto semplice. E poi abbiamo i tre guanti, che Storm 21 si è permesso di criticare terribilmente questo regista pezzo di fango. Poi ce ne andiamo nell'angolo Space, che purtroppo non è illuminato perfettamente nella parte inferiore. Avevo comprato delle lucine, ma non mi hanno dato le soddisfazioni che meritano. Vai giù. È previsto un set per quest'anno, doveva uscire qualcos'altro, vediamo. Poi dietro abbiamo un set montato quest'anno, che è il Perseverance. Ok, questo invece l'abbiamo fatto noi, questo abbiamo comprato i pezzi e la targhetta la fa proprio il regista Storm 21, che è il motivo per cui è ancora un amico, perché dopo questa regia non poteva più essere amico, ma adesso sì, andiamo a chiudere con questa carrellata finale di Star Wars Chess. Questo è bello, ma sono stato un cretino, la basetta per tenerlo ad ali chiuse l'ho messa insieme agli altri pezzi. Vai Stone, andiamo, te prego, vai, ah, te devo alzare un braccio. Oh, li hanno visti, setta. Questa è gente che se le guarda le recensioni di Vito Iuvara. Sallimica come te, se guardano tutto, sanno tutto, hanno visto tutto. Piani alti, abbiamo un po' di monumenti. Stai registrando, sì? Sì. Monumenti e Hogwarts, fondamentalmente. Adesso sono tutti monumenti, sì, più il bus. Bello, il Lego dal mondo. Un po' Legoland. Prima o poi come community andremo tutti insieme a Billund, vero? Si organizza. Opera House. Molto bella l'Opera House. Ci stavamo dimenticando l'angolo serie TV. Partiamo con Office. Prima gli appartamenti, poi Central Perk. Ok, a scendere Big Ben Theory, un levadia spiccolino. Mediamente inutile, però con tutte le minifigure, quindi ha senso. Poi abbiamo The Office, bellissimo, serie TV della Madonna. Ma poi scendiamo, abbiamo il Quick Mart dei Simpson, che sarebbe bene probabilmente vicino alla casa, ma non so come metterli. E poi Seinfeld, prima l'appartamento e poi lo stand up comedy. Minifigure sono state spostate, messe qua anche perché sono stato abbastanza in fissa e quindi adesso le adoro. Tra l'altro a giorni deve arrivare quello della Marvel. Cazzo, potevamo fare il video dopo la Marvel. Vabbè, andiamo così perché doveva essere fatta agosto, vai. Come al solito abbiamo tante Looney Tunes, Simpson, Harry Potter, Batman Movie, Lego Dimension, Winnie the Pooh, per cui ho speso dei miliardi quest'anno tra l'altro, Up...
Disney, la bellissima serie di quest'anno, e anche l'ultima della DC, oltre a quella della Marvel, che già è uscita. Ci vediamo adesso i set di Star Wars UCS che ho spostato sopra questo mobile. Non tutti, in gran parte. Questo mi ha liberato grande spazio nell'altra stanza. E non stanno neanche male. Alcune cose magari non sono proprio precise, però non mi dispiacciono come stanno e stanno alla visione di tutti. Rimolutazione. Non lo so, spegni. Andiamo con sto bottone, voi ti metti le mani addosso. Hai stoppato? No.